Devi sbrigare una pratica con la tua auto e non vuoi perdere tempo. Studio Carlea, da oltre 30 anni al servizio dell'automobilista. Risparmio energetico, mobilità sostenibile ed ecologia fanno tappa a Napoli con i Green Days per il terzo appuntamento in via Scarlatti. Le maggiori aziende del settore hanno presentato prodotti e servizi green. L'evento è stato inoltre un'ottima occasione per informarsi sugli incentivi a fondo perduto messi in campo dal nuovo conto termico, che si aggiungono alle detrazioni fiscali per imprese e privati. L'iniziativa nell'ambito di EnergyMed è stata organizzata dall'ANEA, Agenzia Napoletana Energia e Ambiente. La nostra azienda si occupa di fonti rinnovabili, quindi che vanno dal fotovoltaico all'illuminazione a LED, quindi tutto ciò che la tecnologia oggi permette per risparmiare costi sia per il rispetto dell'ambiente. Credo che la città come Napoli, che si sta riscoprendo anche culturalmente il mezzo insomma elettrico, quindi permette di avere quella comodità, insomma, di non fare troppa fatica in zone tutto collinari. Il progetto è un veicolo elettrico e la marca è l'Ascol, un tutto italiano, tutto prodotto in Italia, per cui una grossa garanzia e una spinta in più per la nostra produzione italiana. Il risparmio è notevole sia per quanto riguarda proprio il costo della benzina, perché è stimato che una ricarica di uno scooter elettrico viene a costare intorno ai 5 centesimi, sia per quanto riguarda chiaramente il rispetto e la tutela dell'ambiente. Siamo pronti per eventualmente un boom per quanto riguarda questo veicolo elettrico. Il veicolo va benissimo, è stata fatta anche una prova su varie salite con una grossa pendenza, il veicolo risponde bene, e anche perché con una ricarica si percorrono circa 100 km.